hamburger da Shogun Burger ad Akihabara, un hamburger di wagyu, di bovino giapponese. Guardate anche bellino il simbolo qui sopra, con le patatine. Oggi andiamo a mangiarlo, non sono da solo, sono con Corrado, che non è, questa non è una cosa della Russia, è una sciarpina per il fresco delle Olimpiadi l'anno scorso, e anche lui ha preso qui da Shogun Burger con l'avocado, adesso si vede qui sotto. E oggi siamo qua a mangiare, poi vi diciamo quanto abbiamo speso e vi diciamo com'è questo hamburger. Quindi andiamo a mangiare. Questo posto si trova ad Akihabara, nel centro di Akihabara, dentro il palazzo che si chiama UDX, ed è proprio centrale ad Akihabara, che è insomma il quartiere degli anime, dei manga e dei videogiochi, un posto assolutamente da visitare se venite qui a Tokyo. Però banda alle ciance, adesso andiamo veramente a mangiare. Potete prendere le bevande, sono comprese nel prezzo, ripeto, poi alla fine vi diciamo quanto abbiamo pagato, e è free refill. Vedete adesso Corrado è lì che sta prendendo il refill della bevanda che aveva scelto prima. Vi potete alzare, compreso nel prezzo, c'è bevande quanto volete, ovviamente soft drink si tratta, quindi Coca-Cola, Fanta, non so che c'è, qui c'è la Coca-Cola, la Fanta, insomma, poca soda. Sì, tutta roba così, no? Allora, dico subito, se guardo l'orologio è perché ci guardo l'inquadratura, dato che lo chiedete sempre, ma perché guardi sempre l'orologio? Non è una fissa, ci guardo l'inquadratura. Ok, questo è un hamburger di wagyu, ovvero di bovino giapponese. Bovino giapponese che, come sapete, è una carne estremamente pregiata, i cui tagli più costosi possono arrivare anche a 600-700 euro al chilo in Giappone. Adesso, come direbbe Marco, lo mangio per voi. Se riesco, perché non è facile. Mamma mia, buono è buono, solamente che è gigantesco, è difficilissimo da mangiare. Guardate qua che roba, c'è veramente il rischio di disarticolazione della mascella a mangiare sto coso, perché è altissimo. Ci si concia sempre come schifosi a mangiare l'hamburger. Comunque, patatina senza lode, senza il fan, che ne pensi? Ho mangiato patatine migliori, quello sì. Le patatine classiche del fast food, insomma. Vedete, questo è come si presenta dentro. E il tuo invece, il tuo è più piccolo, è più mangiabile il tuo, il mio è esagerato. Però vedi, cioè l'hamburger, la carne, vedi, tagliata al coltello. Tagliata al coltello, è vero, con l'avocado. Com'è? Buono. Buono, buono, buono. Questo qui noi praticamente sono mesi che ci passiamo davanti, diciamo, la prossima volta andiamo a mangiare da Shogun Burger, la prossima volta andiamo a mangiare da Shogun Burger e poi andiamo a mangiare sempre da altre parti. Effettivamente questo tra l'altro è anche un po' meno, io lo preferivo cotto così rispetto al mio che è molto molto più cotto, mi pare. Pane riscaldato sulla piastra, si sente che il panino, che il pane cotto sulla piastra è stato grigliato, insomma, è veramente buono. Sì, poi non c'è eccessive salse, non c'è più, è vero, è molto semplice, e poi è wagyu, quindi insomma è ottimamente una carne di ottimo livello. Ovviamente questo è wagyu, non è wagyu A5, quindi non è carne che costa così tanto, ma poi alla fine, ripeto, vi diremo il prezzo. E come sempre quando mangiamo spesso sponna anche Daniele. Io arrivato... solo quando beviamo di solito. Solo quando beviamo, però anche quando si mangia, vieni. Certamente. E dopo però andiamo a bere qualcosa o no? Vediamo, insomma. Sono apposta. Apposta, ma io sono stato in Italia appena una settimana, ho bevuto anche troppo una settimana. Te invece? Te vai, ci vai in Italia prossimamente? Settembre. Per Natale, settembre. Settembre. Io invece tornerò per Natale. Comunque, adesso finiamo di mangiare con calma e poi alla fine vi dico quanto costa finalmente, così sapete quando tornerete, perché tra poco si può ricominciare a viaggiare, anzi, tra qualche settimana noi faremo, tra un mese preciso quasi arriverà il primo viaggio in Giappone nostro, quindi se volete venire in viaggio, www.dondake.it/viaggio in Giappone, venite in viaggio con noi. Siamo alla fine del video, quanto abbiamo speso? Sono ancora con Corrado e Daniele che gentilmente ci sta facendo la ripresa. Allora io ho speso 2.080 yen, che sono 14,70 euro. Questo posto si trova, questo ristorante si trova dentro questa struttura enorme che poi prima ve l'ho fatta anche vedere scorrendo, e il biglietto si fa praticamente a questa macchina elettronica che state vedendo ora, si prende il ticket e poi esce fuori e poi dopo lo portate lì al banco e dopo un po' vi riportano l'hamburger. 14,70 euro, devo dire che ne vale, l'hamburger è buono e devo dire che comunque merita. Che ne pensi te? Buono, io ho preso quello con l'avocado, avocado burger, ho speso un po' meno, 1,80 euro, quindi sì, 12 euro più o meno. 12 euro, però rapporto qualità-prezzo ottimo. Grazie Daniele, che ti possono trovare dove? Vivere in Giappone, tutto attaccato Instagram, Vivere in Giappone. Al prossimo video dal Giappone, Daniele. Ciao ciao.